proseguiamo la conversazione. L'anime, dunque, dovrebbe essere alla base di tutto questo. Se esiste la reincarnazione, deve esistere anche l'anime. Quali possibilità ci sono che veramente l'essere umano sopravvive? Le possibilità, cosa dicevate? La sorella diceva perché non cerchiamo di vedere se il dogramma è visibile. No, 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 non è visibile, no, non è visibile. No. E l'avverto soltanto nel retrobook del mezzo, ma non è possibilità di uscire fuori. L'ho fatto notare implicitamente non a scopo sperimentale, perché infatti non appare niente, ma unicamente perché avvertivo questa difficoltà. Difficoltà come se la bocca fosse piena di qualcosa. Qual è la causa di questo? Ma non saprei qual è la causa. Probabilmente l'interpreto così. Talvolta, quando anche per pochi attimi riesco ad inserirmi meglio nella possibilità di manifestare un discorso o di assumere un particolare tono di precisione in alcune osservazioni, noto questa reazione, che deve essere determinata, anzi ritengo sia determinata, senz'altro da un maggiore avvicinamento fra me, quindi fra l'entità e il medium come essere fisico sotto influenza, diciamo. Questo maggiore avvicinamento determina questo fenomeno. Ed è così perché infatti nelle manifestazioni a tipo ectoplasmico, nelle manifestazioni dei medium a effetti fisici, c'è una maggiore aderenza dell'entità al medium. L'entità ha bisogno di star molto vicino, vicino in senso proprio fisico, e questo vero crea, orienta, dirige i fenomeni di natura fisica. Ora in genere questo non avviene strettamente nella seduta ultrafanica, però talvolta, o perché l'argomento impegna magari anche per un attimo l'entità ad una maggiore attenzione, oppure l'argomento stesso riesce ad elevarsi per alcuni aspetti, ovvero da una banalità discorsive, ed allora c'è una maggiore aderenza fra l'entità e il fisico del medium, l'apparato medianico per meglio dire, più che il fisico. E quindi si ha questa specie di manifestazione semifluidica che resta generalmente all'interno della bocca, vero, e che diventa più di ostacolo che altro, però. Quindi proseguiamo. Quale possibilità c'è che l'anima effettivamente esiste nel corpo umano? Qui il discorso ovviamente diventa meno speculativo, meno astratto. Deve essere così. Filosoficamente l'esistenza dell'anime è giustificata, oserei dire, da alcune interrogazioni senza risposte, oppure da alcuni dubbi irresolubili. Direi che filosoficamente la questione dell'anime spesso si imposte, direi, sulla insufficienza della tesi oppositiva. Ad esempio, l'essere umano, l'uomo di media o buona intelligenza, ha una sua personalità. Questa personalità è tutta materia. L'uomo si sente effettivamente materia completamente. Esiste una differenza, e se esiste perché esiste, tra un organo deputato, vero, alla manifestazione psichica qual è il cervello, e altri organi, i quali sono altrettanto perfetti e sarebbero deputati a un altro tipo di vitalità. Ora, se gli apparati e gli organi, il cuore, il fegato, gli intestini, lo stomaco, le vene, il sangue generano, direi, il complesso fenomeno biologico, elettrobiologico della vita, o almeno così sembra che l'origine questo complesso fenomeno della vita, e svolgono un'attività puramente vegetativa,
di ricambio, di alimentazione, di sostentamento vero del corpo, e soltanto un organo dovrebbe essere reputato, il cervello, ad un'attività la quale poi è totalmente diversa in sintesi a quella degli altri organi. E non so, la circolazione sanguigna, la pulsazione, il battito del cuore, è vero, l'opera che svolge il fegato sui processi digestivi, è vero, sono di natura meccanica, vitale, essenziale. Questa attività non è alcuna capacità, vero, di intelligenza. Nessun organo, vero, di questi elencati può avere una minima possibilità di intelligenza. Soltanto un organo materiale per giunte, è composto di una materia la quale in realtà è la medesima di quella che compone le cellule del fegato o dell'intestino. Ora, si può spiegare tutto questo fino a un certo punto, perché infatti il cervello ha un'attività preponderante nella vita umana e nella vita intellettiva. Ma tutto questo è sufficiente a spiegare l'esistenza dell'io profondo, di quella personalità che non è di natura biologica, ma che è di natura soggettiva e che vive dentro di voi. Il problema dell'anima indubbiamente non può essere affrontato come un qualsiasi problema di anatomia, perché l'anima esiste ed è immateriale, è anorganica, oserei dire. Non la si ritrova sotto un vetrino, vero, di microscopio, né la si ritrova in una cellula. È un'attività che non ha neppure qualche punto di confronto, direi, con il fenomeno elettromagnetico che è nell'interno della cellula e nell'interno dell'atomo. Non è quindi una possibilità comparativa. E allora non è possibile indagarla in silbato morto. È possibile anche qui applicare il metodo indiretto, direi, della filosofia, che poi è un metodo sperimentale, in fin dei conti. E a questo punto subentrano i fenomeni propri, che sono legati talvolta alla metapsichica. I fenomeni di bilocazione o i fenomeni di telepatie possono indicare, talvolta, e non sempre, l'esistenza della immaterialità nel corpo, l'esistenza del principio immateriale che si biloca, si sposta. Se è vero, come è vero, che un individuo può, anche sperimentalmente, leggere a distanza, prevedere determinati fatti, e la chiaroveggenza è accertata, vero, avere la premonizione di casi di morte, ad esempio, oppure realizzare talvolta dei sogni veritieri, il che è molto raro ma accade, ed è il fenomeno sempre che rientra nella premonizione. Se questi fenomeni sono veri come sono veri, quale ne è la spiegazione? Comunque si possa girare intorno all'argomento, e per quanto si possa, direi, aderire alle tesi organicistiche, resta un fatto assodato che è chiaro come il vostro sole, ed ossia che queste manifestazioni non si esplicano attraverso i sensi noti, né attraverso gli organi. E se non si esplicano attraverso i sensi noti e gli organi, voi potete definire la questione sesto senso. Che voi lo chiamiate sesto senso ed io lo chiami possibilità dell'anima, la questione è la stessa, evidentemente. Se per sesto senso indicate la presenza di un quid immateriale nel corpo, che sta comunque mescolato alla personalità biopsichica, siamo nell'anima, e quindi direi materialismo e spiritualismo sono d'accordo.
Se poi per sesto senso volete indicare una possibilità del cervello stesso, allora io dico che siete fuoristrada. Siete fuoristrada perché colui che ammette la sola esistenza cerebrale nega anche l'esistenza della psiche. E la prova della psiche, che si può ricavare attraverso gli studi di psicologia e dei vari connessi della psicologia stessa, l'esistenza della psiche è già la prova più chiara dell'esistenza di una forza immateriale che si muove concomitantemente alla forza del cervello. Se da un punto di vista positivistico si ammette l'esistenza di un elemento immateriale chiamato psiche, legato finché volete al cervello, ma immateriale, e questo va sottolineato, a me sembra che non sia poi tanto assurdo ammettere che esiste anche l'anima. Se il materialismo e l'organicismo si preoccupa di annullare l'esistenza di tutte le cose che sono immateriali e di ammettere tutto legato alla materia propriamente detta o all'energia propriamente detta, a me pare che ammettere l'esistenza della psiche sia già un controsenso dal punto di vista materialistico, perché significa ammettere l'esistenza di una cosa che non è materiale. Si può dire che questa cosa è originata dal cervello stesso? Non entro in discussione, entro soltanto nella considerazione che esiste e che chiunque o qualunque l'abbia creato, la cosa esiste e vive e determina la vita stessa, perché l'aspetto psicologico dell'uomo, le istanze, le forze psichiche determinano senza alcun dubbio tutto l'orientamento della vita umana. Se un elemento immateriale determina in così grave, imponente modo la vita dell'uomo, vuol dire che l'importanza dell'immateriale sul materiale è enorme. Ora, resta da accertare se questa qualche cosa muore col corpo oppure non muore, ma io credo che già questo sia un passo avanti. Può morire e può non morire. Aggiungerò subito che la prova cosiddetta spiritica non sempre soddisfa, lo dico io stesso. Resteranno sempre i dubbi, perché si tratta di prove sovente irripetibili, molto vaghe e non sempre sono convincenti. Sono con voi, tuttavia. Questa qualcosa può esistere? Esiste una possibilità teorica di natura fisica? Esiste. Esiste e basta che semplicemente approfondiate un poco l'alta fisica per accorgervi come sussistano determinati campi magnetici che possono resistere per secoli. Come sussistono particolari influenze elettromagnetiche, le quali durano praticamente in eterno, perché sono sorrette da forze le quali coesistono in modo tale da rendere il principio e l'esistenza stessa quasi di natura eterna. Come possono esistere appunto questi campi, come esistono queste forze nella natura? Fisica stessa, può benissimo esistere anche l'anima. E se a sostegno dell'anima, a sostegno di questo principio, ci sono le fondamentali attività spirituali dell'uomo che non sono riscontrabili in nessun'altra forza, quest'anima quindi deve necessariamente sopravvivere. E c'è un'altra obiezione che ho fatto un'altra volta e mi piace ricordare. Se l'uomo ha un cervello che produce la cosiddetta anima, poi produce la cosiddetta psiche, se tutta la vita spirituale dell'uomo è nell'attività psichica, ossia è la psiche stessa a determinare i suoi orientamenti spirituali, e mi chiedo per quale ragione, sia pure allo stato ridotto, questa attività spirituale non esiste anche negli animali. Se anche in un animale inferiore non deve esistere proporzionatamente un'attività spirituale che sia legata ad essa.
Potete obiettarmi che possono non esistere prove e potrebbe esistere benissimo anche nell'animale. Vi dirò subito che non è così, perché se esistesse una sia pur minima attività intellettiva del tipo umano, legata, ossia, vero, alla struttura della cellula e legata alla struttura psichica, gli animali avrebbero dovuto subire nelle loro singole specie, nei secoli, evoluzione, così come l'ha subita la specie umana. Ma la specie animale non ha mai subito evoluzione e non è valida la teoria che parla di evoluzione della bestia, perché si parla di incroci delle bestie, di modificazioni, vero, delle specie. Ma la specie in sé, per moltiplicazione diretta e naturale, non si è mai evoluta di nulla. È sempre rimasta la stessa. Un cane lupo, ripeto, resterà cane lupo per 100 secoli, tranne modificazioni lievissime dal punto di vista somatica per influenze elettromagnetiche di natura cosmiche, come le subisce l'uomo. Ma parlo di modificazioni nella struttura, direi, psichica della bestia. È sempre la stessa. E non c'è alcun dubbio che il cane in qualche modo sembra essere molto vicino all'uomo. La scimmia antropoide è molto vicina all'uomo, è vicinissima se Darwin l'ha collocata subito dopo l'uomo, ma la scimmia antropoide è stata sempre una scimmia antropoide e non si è mai modificata, non è stata mai capace di superare l'intelligenza di un bambino di un anno. Per quanto possa farvi sorridere il gioco di una scimmia maestrata e possa farvi esclamare quanto è intelligente, non è affatto vero, è una finzione. La scimmia, in senso biologico, in senso sperimentale, è rimasta tal quale. Eppure la scimmia dovrebbe avere un'attività spirituale. E guardate che attività spirituale significa anche attività intellettuale. Quindi possibilità di un minimo ragionamento. Questo minimo ragionamento perché non si è mai applicato, direi, sulla stessa composizione organica e psichica e non ha modificato la specie come è avvenuta per l'uomo? L'uomo ha usato il suo cervello, ha usato la sua intelligenza, che non sarà grandissima, ma è proporzionata, e questa intelligenza ha portato alla civiltà che voi oggi godete. Ora io non dico che la scimmia poteva scoprire l'energia atomica, è evidente che no, io dico proporzionatamente. Ma proporzionatamente non ha mai fatto niente. La formica, vedete, costruisce il suo nido e trasporta il cibo tal quale come lo costruiva 10.000 anni fa. Non ha mai pensato minimamente a costruirlo in un altro modo, a farlo di un'altra forma, a trasportare magari i granelli di cibo in un altro modo. Mai. E questo indica in modo sicurissimo che se esiste un'intelligenza minima, come esiste nelle bestie, è una intelligenza istintiva statica, mentre quella dell'uomo è dinamica. Potete dirmi che il cervello è diverso, ma io vi rispondo sempre proporzionatamente. E la proporzione non c'è, perché esiste qualcosa inserito, incuneato nell'attività biologica umana, qualcosa che accanto alle forze di istinto, alle forze della natura, guidano l'uomo. Questa qualche cosa che io chiamo anime o spirito, e che voi, per quanto, direi, abbiate cercato, non avete trovato. Di questa forza, indirettamente, voi ne siete persuasi quando ragionate correttamente. Quando non ragionate, allora sembra che tutto è materia, e allora dite, e come dicono i vostri fisici, i vostri biologi, l'intelligenza, la spiritualità è secreta dal cervello così come l'urina è secreta dal rene o la bile dal fegato. Ma a me sembra che questo ragionamento non sia veramente corretto. Adesso ditemi, io credo di aver finito per tutte le obiezioni che ritenete di fare. Non è limitata. La vita non è limitata poi soprattutto alla terra. La vita è dovunque. L'anima vive dovunque e non soltanto in terra. La terra è un episodio di un tipo diverso di vita. È un episodio momentaneo che dura un certo tempo.
La terra è un pretesto per determinate esperienze che solo nella materia possono essere svolte.